Buonasera Sophie Land, come state? Benvenuti a un nuovo capitolo di Una salita in verticale. Stasera leggiamo capitolo 8, che si Otto. chiama Intraprendere il cammino. E fin qui niente errori, brava. Dopo 3 anni trascorsi ad eseguire lo stesso esercizio a corpo libero nelle gare, era giunto il momento di cambiare coreografia. Ero così affezionata a quelle coreografie che temevo di non riuscire a crearne una altrettanto entusiasmante e tale da generare gli stessi successi di quella precedente. Eppure, con mio grande stupore, la nuova coreografia si rivelò addirittura migliore. Si chiamava Gatto Nero Gatto Bianco e Volevo un comprendeva gatto nero. questo lo conosco. E comprendeva passi di danza che imitavo le movenze di un gatto con una musica di base molto vivace. Anche se da piccola era più attratta dai conigli che dai gatti, mi piaceva molto eseguire quei passi da gatto altezzoso, esuberante ed elegante al tempo stesso. Anche questa coreografia fu creata da Ghisa, Grande chiesa. che aveva intuito quanto il mio rendimento migliorasse, includendo parti scherzose nei miei esercizi. La strategia che Ghisa di arricchire la coreografia con caratteristiche affini alla mia personalità si rivelò decisamente efficace, portandomi a raggiungere l'ottavo livello e a vincere ogni gara. Bless you! Ero gasatissima! La settimana prima del campionato dello Stato del Colorado, tuttavia, ci fu un imprevisto disastroso. Presi le influenze e riuscii ad allenarmi soltanto il lunedì prima della gara, trascorrendo il resto della settimana a letto a causa di febbre alta e vomito. Stavo malissimo. Ma non mi sarei persa quella gara per nessuna ragione al mondo. La mia principale avversaria ottiene il punteggio di 9 .55 al corpo libero. Vincerà lei, pensai. Non ho speranze di superare quel punteggio. Essendo stata male tutta la settimana, non ero nella mia forma migliore, ma ce la misi tutta. Che 8. livello eri? I duci ci misero un po' di tempo ad assegnarmi il punteggio ed io aspettai pazientemente fino a quando viene finalmente annunciato 9.6. Ce l'avevo fatta. Fu una potente iniezione di sicurezza che mi portò ad avere più fiducia in me stessa. Qual è? Piccola show. Sì, poi gli dica Castoro. La mia coreografia piaceva tantissimo alle ginnaste più giovani ed io mi divertivo ad insegnare loro il mio esercizio a corpo libero. Mi faceva piacere condividere la gioia di quella coreografia con altre ragazzine e notare in loro lo stesso entusiasmo che suscitava in me. Suscitava. Suscitava. L'allenamento richiedeva duro lavoro, non era sempre una gran festa. Naturalmente, nutrendo una grandissima passione per la ginnastica artistica, non sono mai arrivato al punto di odiare questo sport o anche solo di non apprezzarne alcuni aspetti, per cui non ho mai avuto problemi in questo senso. Ciò tuttavia non significava che fosse sempre tutto perfetto. Dedicarsi con passione a qualcosa vuol dire mettere anche in conto possibili inconvenienti, avversità e momenti di dolore, ma soprattutto essere disposti ad affrontarli. Quelli che noi ginnasti chiamiamo calli aperti rappresentano un perfetto esempio inevitabile di inevitabile inconveniente. Male calli aperti. Male. Anche se mio fratello più piccolo Dante ha 9 anni meno di me, il nostro legame è forte quanto quello che ho con mia sorella e con l'altro mio fratello. Un'abitudine particolare di Dante, che mi ha sempre fatto sorridere e provare affetto, era quella di prendermi la mano quando guardavamo la TV, mentre leggevamo un libro insieme o semplicemente quando eravamo seduti in macchina uno a fianco all'altro. Ma invece di limitarsi a tenermi la mano, compiva un gesto ancora più speciale. Con le sue piccole dita esplorava il mio palmo ed esaminava i miei calli, quelli che si formano facendo le parallele. Poi iniziava a pizzicarli, cercando a volte di rimuovere la pellicina, senza provocarmi alcun dolore in quanto è pelle morta.
gridante lo scrostatore. A dire il velo, non solo era indolore, ma risultava addirittura gratificante, perché il fascino di Dante per i miei calli, che erano il risultato di anni di duro lavoro, lo consideravo una dimostrazione di apprezzamento dei miei sforzi. Più giocava con loro, più mi veniva voglia di sorridere. Sono strana, lo so. Sì. A scuola mi capitava di essere distratta dai miei calli, poiché quando ne trovavo uno dalla forma strana, iniziavo a spellarlo, rimuovendolo solo in parte e ritrovandomi così con un pezzo di pelle sporgente talmente spesso da apparire come un chiodo in una mano. Allora chiedevo ai miei amici di mostrarmi il braccio e li punzecchiavo con la spada appena creata. Sono molto strana, ragazzi. No, facevo anch'io le carezze. Quando i calli diventavano troppo spessi per assottigliarli, e a volte dovevo usare il rasoio di mio padre oppure limitarmi con la carta vetrata. I calli aperti invece si formano quando si insiste con gli esercizi sulle parallele senza dar loro il tempo di guarire. Oscillando energicamente alle sbarre, il calore e lo sforzo sulle mani li fanno scoppiare, nel senso che si strappano interi lembi di pelle, lasciando vere e proprie ferite aperte. Carne viva, tanto sangue, molto dolore. Si possono usare i paracalli, che sono una fascia protettiva in pelle, fissata alla mano, legando la base del polso e l'altra estremità alle due dita, il medio e l'anulare. I paracalli consentono di avere una presa più salda e servono ad evitare l'apertura dei calli, ma non eliminano del tutto il rischio di strapparti la pelle. Da piccola, quando mi si apriva un callo, custodivo il pezzo di pelle che si staccava in un posto sicuro e al termine dell'allenamento lo portavo a casa per mostrarlo ai miei genitori. Questo fa schifo. Come un gatto che porta orgoglioso il padrone, un topo morto. Più il pezzo era grande, più ero fiera di mostrarlo a tutti. Quando se ne apriva uno particolarmente profondo, facendo sanguinare la ferita, lo fotografavo come ricordo di quanto fosse stato duro quel giorno e mi divertivo a far vedere quella foto anche ai miei amici che non facevano ginnastica. Un passo del romanzo intitolato Piccola Ape di Chris Cleave fu per me una fonte di grande ispirazione. Sulle gambe scure della ragazza c'erano piccole cicatrici bianche. Le hai su tutto il corpo? Pensai, come le stelle e le lune che ricoprono il tuo vestito? Sarebbe comunque carino e vorrei, per favore, che convenissi con me che una cicatrice non è mai brutta. Di contro, quello che i produttori di cicatrici vogliono farci credere. Ma io e te dobbiamo metterci d'accordo e sfidarli. Dobbiamo considerare tutte le cicatrici una forma di bellezza, ok? Sarà il nostro segreto, perché te lo dico io, una cicatrice non si forma morendo, una cicatrice significa essere sopravvissuti. Sopravvissuti, bellissimo questo pezzo. Secondo me è una questione di punti di vista. I segni di battaglia si possono vedere come ferite, oppure considerarli una dimostrazione di forza. Le avversità rendono più forti, ma solo se si sceglie di comprendere il potere che offrono. Io lo faccio e, infatti, vado fiera delle mie mani devastate dalle battaglie che conduco quotidianamente per raggiungere i miei obiettivi. Mi viene in mente te con la spada. Mia mamma ha sempre sostenuto che il ragazzo da sposare sarà quello che, osservando la mia mano per la prima volta, dirà «Che forte! Seguirò questo suo consiglio e il mio compagno di vita dovrà sapere apprezzare il mio duro lavoro, almeno quanto me». Tu cosa pensi delle mie mani, baby? Preferisco quando fai ginnastica e quando ce le hai lisce e hai le unghie da principessa, perché poi me le infili nelle braccia e mi fanno... Ogni pezzo al suo posto. Trascorse molto tempo prima che i miei genitori mi consentissero di dedicare più ore all'allenamento. Solo dopo aver compiuto 13 anni cominciai a frequentare la palestra 6 volte alla settimana. Volevo fare di più, ma i miei genitori non mi permettevano. Riconosco che talvolta mi chiedo: dove sarei ora? Quale livello agonistico avrei raggiunto se avessi potuto iniziare più precocemente l'allenamento a tempo pieno? Sono comunque certa che tutto accada sempre per una determinata ragione e che solo pensandola in questo modo possiamo comprendere il significato delle lezioni di vita che riceviamo e i benefici delle nostre esperienze. Sostanzialmente ritengo che quando ero troppo piccola per apprezzare ciò che la ginnastica artistica mi avrebbe dato, non avrei neanche avuto la maturità necessaria per trarre vantaggio da un allenamento più assiduo. E quelle ore in più in palestra non avrebbero avuto lo stesso valore. Ovviamente non saprò mai dove mi avrebbe portato la scelta di una strada differente. Rimarrà un mistero irrisolto, ma in ogni caso posso dire di essere estremamente grata per quanto ho ricevuto. Guardando indietro, vedo tutte le esperienze meravigliose di cui è stato ricco il mio cammino. Il percorso intrapreso da ognuno di noi è un puzzle, e le lezioni apprese sono come i bordi di ciascun pezzo
quelli che ci guidano ad assemblarlo. Tutte le lacrime che hai asciutto, le urla di dolore che hai soffocato, i dubbi frustranti che hai confutato, tutta la sofferenza che hai ignorato per arrivare fino in cima, quelle fiamme che hai sentito ardere dentro di te e che ti hanno spinto a continuare, hanno forgiato il tuo cammino e quel cammino ha forgiato te, trasformandoti in quello che sei. Parole sante. Sono questi i veri successi, quelli che ti permettono di camminare a testa alta. Sono questi i veri successi, quelli che ti consentono di guardare il mondo con gli occhi carichi di forza. Sono questi i veri successi, quelli che ti fanno accettare ed elevare ciò che sei. Quando sai di aver dato il massimo e di non esserti arresa di fronte ad imprevisti e difficoltà, puoi permetterti di essere orgogliosa di te, perché sai di meritartelo. Questo orgoglio deriva da anni di sudore, lacrime e sangue, come il suo dire. E nel mio caso, anche dai brandelli di pelle strappati dalle mie mani. Sempre più su, gli allenatori mi avevano avverita che il passaggio dal livello 8 al livello 9 sarebbe stato impegnativo e che quello dal livello 9 al livello 10 sarebbe stato ancora più arduo. A questi livelli il grado di difficoltà acrobatica inizia ad essere elevato, richiedendo maggior allenamento ed ulteriore dedizione. Durante questa fase molte delle mie compagne subirono infortuni o decisero di smettere, per cui la squadra si ridusse notevolmente. Fortunatamente io godevo di ottima salute, non ero fortunata ed ero decisa di salire di livello. Avevo raggiunto risultati eccellenti in quasi tutti gli attrezzi, ma per passare al livello successivo mi mancava un elemento, il flick sulla trave. Ancora? Yeah. Fu a causa della mia prolungata avversione a questo elemento che rimasi fermata al livello 8 un anno in più del dovuto. La mia paura di buttarmi all'indietro sulla trave era così profonda che imparai elementi di maggior difficoltà, come la ruota senza mani e addirittura il salto mortale indietro, cioè salto indietro, prima di riuscire a eseguire il flick. Iniziai a gareggiare con questi elementi e in seguito riuscii a vincere la mia paura per i flick, anche se è molto inusuale procedere in questo modo. Adesso lo fai il flick indietro? Adesso sì. Gli allenatori avevano ragione, salire di livello è dura. A quel punto, oltre a me, erano rimaste solamente altre due ginnaste. Ci allenavamo il lunedì e mercoledì e il venerdì dalle 6 alle 8 del mattino, prima di andare a scuola. E a queste due ore si aggiungevano le 4 ore quotidiane di allenamento pomeridiano. La domenica era il giorno di riposo e trascorrevo sempre la serata a casa dei nonni, che mi preparavano il mio piatto preferito di spaghetti e a tavola mi insegnavano qualche nuova parola in dialetto napoletano. Il mattino successivo il nonno si alzava presto con me per portarmi in palestra, mio nonno mi portava sempre. Partecipai alla mia prima gara di livello 10 all'età di 13 anni, ottenendo un punteggio totale superiore al 34 all around. La finale individuale, grazie a quel punteggio, mi qualificai automaticamente per i campionati regionali. Il mio allenatore mi disse che nessun'altra sua ginnasta si era mai qualificata per le regionali alla prima gara di livello 10. Si trattava di un grande onore e fu proprio in quel momento che la mia visione del livello 10 cominciò un po' a cambiare. Mi accorsi infatti che invece di reputarlo un punteggio di arrivo, avrei forse dovuto considerarlo un punto di partenza. La porta d'ingresso per quella categoria ancora più elevata e prestigiosa della ginnastica artistica, il livello Elite. Grazie Sophie Land, potete comprare il libro nel link nella descrizione. Vi voglio bene, XOXO, mettete like se vi piace questo capitolo e commentate i vostri pensieri, opinioni riguardo a questo, quello che c'era scritto stasera. Mua! Al prossimo video. Ciao!